ragazze, nuovo video outfit. Vi faccio vedere l'outfit di oggi, che è mercoledì. È un outfit che mi piace tantissimo e che mi rappresenta tantissimo. A parte i capelli, che non vedo l'ora di andare dal parrucchiere sabato mattina. Se Dio vuole, io andrò dal parrucchiere a farmi la tinta. Cioè, veramente, sono quasi meglio, veramente, come dite voi, mossi rispetto a come dici quando c'è questa maledetta ricrescita. Nonostante a qualcuno piaccia la ricrescita così, boh, io. Dipende dalle volte, appena lavati magari sì, ma non riesco proprio a vedermeli così con questa ricrescita. Comunque l'outfit di oggi mi piace tantissimo. Finalmente sono riuscita a indossare una cosa che avevo acquistato, non il vestito, un accessorio, e volevo troppo farvi vedere come ho deciso di abbinarlo, sperando che possiate apprezzare. Accessori, orecchini, questi qui, cuori super luccicosi, no, non sono luccicosi, glitterati di Stella Z. Trucco marrone, molto semplice, sottile, linea di matita sopra sotto e un piccolo ombrettino color panna, che è quasi andato via tra l'altro stamattina. Rossetto, ho messo questo qua di Kiko, che è il numero 417, fucsia, ma non è un fucsia molto bello, nel senso sembra bello vederlo così, però sulle labbra vedete, molto glamour. Molto quasi appunto lattiginoso, carino, però io sono innamorata di quelli matti di Primark, e quindi tutti gli altri mi sembrano sempre non così belli. Però volevo appunto un rossettino che non fosse troppo esagerato, visto che l'outfit già di per sé è molto particolare. Allora ho messo questo, però fatemi sapere cosa ne pensate. Richiama un po' il vestito e dà un po' di colore. Borsetta di Michael Kors, la mini bag ormai conosciuta e riconosciuta. Vestito del banchetto di 4 euro, meraviglioso. Ieri giusto ho visto Ma come ti vesti con Carla Gozzi, con questi abiti lunghi meravigliosi, mi ha fatto troppo venire voglia di mettermi questo vestito. Ero lì, no, domani lo voglio mettere anch'io. È molto carino, maculato, rosa e verde nero praticamente, con questo fiocchino qui sulla parte del collo. Non ci ho messo collane né nulla perché già di per sé fa il suo lavoro. Cosa particolare che ho cambiato da stamattina, perché stamattina avevo messo un'altra, questa cintura. Ora non so se a voi piacerà. Comunque la cintura è particolarissima, l'avevo pagata 20 euro da Tezenis, ma ero innamorata quando l'ho acquistata, è stato un acquisto folle. Una cinturona così tutta sfrangiata dietro, nera, che io avevo sempre in mente di mettere con gli shorts, però non ho ancora avuto mai l'occasione. E alla fine l'ho messa con questo abito. Questa secondo me ci sta bene, perché le cinture normali, siccome vedete, ha l'elastico basso questo vestito qui. E tutte le cinture che ho io, che stanno a vita alta, stanno qui. Quindi stonava molto. Alla fine questa, secondo me, è quella che ci stava meglio. Fatemi comunque sapere. Poi vi faccio vedere le scarpe. E so che è un outfit molto particolare. Spero che comunque lo possiate votare nella maniera più obiettiva possibile, vedendo appunto come mi può stare al lavoro. Probabilmente quando arriverò oggi con questa cintura mi guarderanno, diranno questa da dove viene. Cioè io devo andare a fare la settimana della moda, mica lavorare in ufficio. Sì, vabbè, comunque l'abito sopra è molto casto, è solo la cintura che è molto strana, il fatto che sia lungo e maculato, però nella sua eccentricità è sobrio e semplice, quindi non si può dire nulla. Come scarpe, ragazzi, ho scelto questi sandali neri che avevo preso alla Sascarpe, molto carini. Sono borchiati dorati, questa è la fantasia dell'abito, e sono fatti così, molto carini e semplici. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, ci vediamo nel prossimo, ciao!